il professore Signorino dell'Università di Messina, che è l'organizzatore in pratica, il promotore di questa iniziativa. Volevamo farle la domanda che abbiamo fatto anche ad Anna Giordano, professore Zipero, sui modelli di sviluppo. Comunque noi, diciamo, la parola sviluppo lo usiamo sempre in maniera un po' con timore. Diciamo, qual è il futuro, quale dovrebbe essere il futuro soprattutto per i giovani nell'area dello stretto, in contrapposizione allo scempio del ponte, quale può essere il ruolo degli intellettuali, quindi della classe che dovrebbe essere, diciamo, la classe dirigente, la classe che orienta anche le scelte della politica qui a Messina. Sì, a lei. Intanto la parola sviluppo è vero, è equivoca, perché viene immediatamente associata a sviluppo economico, produttivo, aumento del consumo delle risorse. La crescita, diciamo. O alla crescita. In realtà la cosa è un po' diversa, perché sviluppo in sé per sé significa aumento delle capacità, aumento delle competenze, aumento della relazionalità, della capacità di... cioè è un passaggio qualitativo. Sviluppare significa svilupparsi anche per le persone, significa diventare qualcosa di diverso, di migliore, di più. Allora, sotto questo profilo, a me la parola sviluppo non fa problemi. Può valere anche per l'economia. Anche l'economia può diventare meglio, può diventare di più, può crescere in una dimensione, in una accezione qualitativa più che quantitativa. Per cui io amo l'idea che esista uno sviluppo economico e che vada perseguito, che in questa area in particolare, che ne ha un grande bisogno, perché è chiaramente sottosviluppata, abbiamo bisogno in realtà di intraprendere traiettorie e percorsi di sviluppo così intesi, a mio avviso. Sotto questo profilo, sicuramente, appunto, il ponte non rappresenta, a mia valutazione, una opportunità, rappresenta un freno enorme, perché ancora diciamo, l'ipotesi di sviluppo alla crescita economica, al consumo delle risorse, al consumo del territorio, perché impone un modello che non è coerente con la storia e con le reali opportunità del territorio stesso. Alternative possono essere sicuramente legate alla valorizzazione del territorio, quindi al turismo, alla vita stessa del territorio. Sviluppo sarebbe rendere qualitativamente migliore questo territorio. La qualità della vita anche delle persone, soprattutto il fatto che i giovani possono rimanere qui nel loro territorio invece di emigrare. Sicuramente, e anche dal punto di vista, diciamo, degli interventi pubblici, sviluppo qualitativo sarebbe un miglior vivere, quindi un territorio più sicuro, meno fragile, meno esposto ai danni, un abitare meno rischioso sotto il profilo sismico. Tutto questo richiede un forte intervento del settore pubblico e crea una forte economia occupazionale, nonché, diciamo, nella ricerca, nel misurarsi con esigenze del territorio sotto un profilo anche tecnico e scientifico, per una innovazione anche in questi settori. Allora, questo è sviluppo, questo è creare occupazione e saper fare. Da questo qui, è anche, diciamo, quello che intendevamo quando parlavamo del ruolo degli intellettuali, comunque il ruolo anche delle università come istituzioni, di suggerire, comunque, come dice sempre il professore, di progettare la ciambella ai politici che in questo momento controllano la città. Sì, sicuramente. Qui, diciamo, le università, il centro intellettuale, molto spesso è stato detto che è stato assente, poco presente, eccetera. Forse c'è qualcosa di più o di meno o di peggio. Molto spesso il ceto intellettuale ha rischiato di essere vassallo, di essere a servizio di, e per questo si è auto-eutanasizzato, ha perso la sua capacità vitale, perché invece l'intellettuale, il ceto intellettuale ha senso nella misura in cui è critica, è espressione di una coscienza critica, e tramite questa critica costringe la società a porsi domande e quindi a crescere.